Sopralluogo questa mattina della commissione consiliare scuola ai due plessi dell'istituto Musto Fedro in via Sant'Ignazio di Loyola. La struttura, edificata su un suolo recentemente acquisito dal comune dopo un periodo di stallo di quasi 10 anni, è ancora inutilizzabile per il mancato completamento delle opere necessarie alla riapertura. Stiamo parlando di un immobile costruito nel 2005. Attraverso i fondi della legge Falcucci, quindi giunta Iervolino. Nel 2010, sempre giunta Iervolino, c'è un accordo con i proprietari, ovvero la Compagnia di Gesù, della cessione volontaria del suolo attraverso un corrispettivo, patto non rispettato. La Giunta dei Magistris si rende conto, appunto, dal 2011 in poi della questione, ha lavorato attraverso un cassa depositi e prestiti, l'accensione di un mutuo. Finalmente oggi riusciamo ad acquistare il suolo e quindi finalmente rientriamo in possesso di questo edificio pubblico, appunto, costruito in questa zona. E faremo sicuramente un'operazione di ascolto dei bisogni di questo territorio, che nel frattempo sono passati tanti anni da quando è stata costruita questa scuola, quindi sicuramente va riascoltato il territorio e bisogni, però la vocazione è assolutamente quella scolastica. Presieduta da Luigi Felaco, la commissione con i consiglieri Francesca Menna e Mario Coppeto ha incontrato i rappresentanti della ditta che era assegnataria dei lavori per fare il punto insieme al responsabile dell'edilizia scolastica Alfonso Ghezzi sulla riapertura del cantiere e gli interventi da attuare per consegnare quanto prima la scuola al territorio. La scuola comunque si presenta ancora in buone condizioni strutturali, ci sono delle problematiche legate all'inutilizzo, soprattutto per quanto riguarda le coperture e quindi l'impermeabilizzazione. Gli impianti vanno rivisti, vanno riadeguati eventualmente, e poi c'è un completamento che va fatto per tutto quello che è mancante. Certamente l'assenza di 10 anni pesa dal punto di vista della conservazione. Bisognerà eliminare tutte le attrezzature che ormai non occorrono più e sono obsolete. La ditta opererà in questo senso e poi valuteremo un progetto tecnico di riqualificazione, cercando eventualmente anche di reperire fondi attraverso canali diversi da quelli del bilancio necessariamente, e vedremo insieme alla parte politica come possiamo meglio operare.